ben ritrovata. Anche a te, e soprattutto in questa location, finalmente, che ci vediamo faccia a faccia. Finalmente. Ti sono cresciuti i capelli? Sì, sono gli effetti della quarantena, credo. Per fortuna che mi hanno rimasto chiesto. Esatto, mi hai capito. Beh, dove sei andata di bello oggi? Cioè, oggi. Sono gli scorsi giorni. Guarda, per questa volta non voglio dirtelo, devi scoprirlo tu. Vedi, dobbiamo te la quarantena cosa fa le persone. Devi guardare il video questa volta. Va bene, guarderemo il video, ma prima... Cameriere! Ben ritrovati. Oggi ci troviamo nel quartier del Piave, più precisamente a Moriago della Battaglia. Quello che visiteremo oggi è un luogo poco conosciuto, ma che merita di essere visitato. Andiamo! Ci troviamo in un'area verde, tra i paesi di Colbertaldo, Vidor, Farra di Soligo, Moriago della Battaglia, Mosnigo e Sernaglia della Battaglia. Ci troviamo nei Palù, nel cuore della Pedemontana Veneta. Un sito dalle mille sfaccettature, che comprende vari ambiti, da quello archeologico a quello ambientale, a quello storico, a quello artistico, fino ad arrivare a quello geologico. Un territorio unico e particolare di valenza simbolica e spirituale. Il nome Palù deriva dal termine veneto abbreviativo di palude, questo per la presenza di terreni fortemente argillosi. Il termine è, diciamo, quello naturale, quello più culturale è invece Valbone. Valle Sana, Valle Serena, Valle Chiara, no, Valle Buona, sono tutte nomi di benedizione che secondo la concezione biblica Dabar, che è contemporaneamente parola e azione, stanno a dire benedizione e bonifica. Quindi toponimi guida che stanno a indicare in tutta Europa che lì ci sono state delle bonifiche benedettine. Ecco, tanto per renderci conto subito dell'aspetto geologico, basta guardare qui per terra dove le talpe buttano sul terreno e subito proprio ci si rende conto del fatto che si tratta di un terreno plastico. Difatti, schiacciandolo, vedete, assume la forma delle dita. Questo vuol dire proprio argilla. E questa è la premessa di quello che è questo paesaggio. Allora, la premessa geologica è appunto questa. Un territorio di circa 1000 ettari, depresso, formato da argille, che funziona da bacino collettore di 3000 ettari di bacino imbrifero montano e collinare. Quindi tre volte di più, no? Rispetto alla sua area che è di 1000 ettari. Questo spiega appunto il fatto che qui c'è abbondanza d'acqua. I Palù sono stati riconosciuti come area di interesse comunitario e fanno parte della rete europea Natura 2000. Attualmente stanno rientrando in un progetto europeo che da loro prende il nome, il Life Palù QDP. Poche aree di bonifica medievale sono rimaste pressoché intatte in tutta Europa e nessuna così largamente estesa come i Palù. Allora, questo paesaggio è costituito da un reticolato di prati contornati da siepi e contornati da fossati. In questi fossati corrono delle acque di risorgiva che fuoriescono dalle conoidi, praticamente pedecollinari, che sono appunto alimentate da questo bacino imbrifero montano molto e collinare molto ampio, no? Di 3000 ettari. In queste fossate in cui correvano acque di risorgiva permanenti si faceva allevamento del pesce. Quest'ampia superficie di 1000 ettari all'inizio era abbandonata. Furono i monaci benedettini di Santa Bona, a Vidor, a volerne la bonifica e la messa a coltura. Grazie alla manodopera contadina, vennero così costruiti
quelli che conosciamo come campi chiusi, poiché delimitati ai quattro lati da filari di piante. Le siepi perimetrali erano molto particolari, fatte a tre ordini: un ordine basso di ontani ceduati, un ordine medio di salici capitozzati e un ordine alto di querce, che avevano una funzione multipla, sia di legname da opera, le querce, sia del legname accelerato, perché la ceduazione veniva a 5-10 anni, per brucio, per palificazione e cose del genere. E poi dopo evidentemente il foraggio che serviva per l'economia contadina dell'epoca. Più dopo tutta una serie di altre funzioni che erano proprio fondamentali, prima fra tutte la funzione di difesa idraulica. Allora, teniamo conto che c'è un bacino imbrifero montano, come dicevo, molto ampio, no? 3.000 ettari, con pendenze molto elevate, il Cesen siamo sui 1.500 e con piovosità molto accentuata, 1.500-2.000 mm annui. Vengono giù delle valanghe d'acqua, dei colmi di piena paurosi, possono essere anche di 100 metri cubi al secondo. Allora, tutto questo reticolato di fossati funzionava proprio come cassa di espansione per tagliare il colmo di piena, per salvare i paesi come Moriago, Fontigua, no? Che anche adesso sono periodicamente soggetti a alluvioni. Ecco, nei palù vengono tagliati gli estremi climatici. D'inverno le cortine arboree fanno innalzare la temperatura media di 3-4 gradi, d'estate viceversa le cortine arboree abbassano la temperatura media di 4-5 gradi. Quindi una funzione grossissima di volano termico anche in funzione del prosecco, perché vengono proprio eliminate proprio gli estremi climatici. Qui vengono sistematicamente da 20 anni gli esperti di Veneto Agricoltura a prelevare semi che poi riportano nelle serre per ripopolare di siepi tutta la pianura veneta, no? Quindi è una vera e propria banca genetica. Un'altra funzione che è attualissima è quella di aria verde. Aria verde per corse campestri, se volete, no? Dal punto di vista sportivo, per gare di orientighi, ma soprattutto per l'educazione ambientale. In un momento in cui la scuola, soprattutto adesso con il coronavirus, sta diventando esclusivamente virtuale, è fondamentale per gli allievi che vengono a toccare con mano, no? Purtroppo, nonostante l'impegno di volontari che curano il territorio, questo sito risente dell'incuria e dell'inquinamento da parte dell'uomo. Una delle particolarità botaniche dei palù sono i fiori. Sia per quanto riguarda la fioritura orizzontale, quindi quella all'interno dei campi chiusi, sia per quanto riguarda quella che viene detta la fioritura verticale, ossia la fioritura delle siepi. In particolare, una caratteristica di questa zona è la pianta di frangola, una pianta arborea che rappresenta una succulenta attrattiva per le api. L'apicoltura rappresenta un'ulteriore potenzialità per i palù. Qui c'è una resilienza botanica tremenda, no? Perché questi terreni argillosi, pieni d'acqua, hanno una vitalità incredibile. Dove cade una ghianda, voi vedete, cresce immediatamente l'anno dopo una quercia, no? Quindi questo è un buon auspicio, perché se è stato vero questo da un punto di vista botanico, no? Questo può essere vero anche dal punto di vista culturale, no? Dal punto di vista dell'identità culturale. Direi, con un paragone di tipo anatomico, direi che questo può essere un pezzettino di pelle, no? Che può essere trapiantato su un terreno che è stato soggetto a ustioni. Tutta la pianura veneta, che era un paesaggio meraviglioso, Goethe si ricorda nel viaggio in Italia, che dall'alto del Monte Baldo vedeva una foresta continua. Era una foresta di siepi. La monocultura ha creato il deserto. Bene, questo è una pelle intatta, un frammento di pelle intatta con cui si può ricostruire un paesaggio. Un paesaggio e una identità.
I Palù sono un ecosistema dalle mille sfaccettature, tuttora studiato per la sua complessità, poiché intreccia vari ambiti, dalla geologia, passando per l'ingegneria, l'archeologia, l'ambientalismo, un tema molto in voga in questo periodo, arrivando a toccare la teologia. Un bene prezioso, frutto della ricchezza di antichi saperi, curato e rispettato per secoli dagli abitanti di questi luoghi. Un patrimonio che dovrebbe essere ripristinato e più valorizzato e che è da conservare e tutelare forse dal suo nemico più pericoloso, l'uomo. E con questo sottofondo naturale noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo servizio. Grazie per averci seguito. A presto! Oh, che bello rivedere anche il nostro cameriere! Ciao Manolo, che bello! Buongiorno, tutto bene? Sì, grazie. Tu come stai? Bene, bene, grazie. Bene, bene, grazie mille, sai. Francesco, ho visto il tuo video, fantastico! Hai visto che luogo? Pazzesco. Un posto veramente suggestivo. Ed è poco conosciuto anche, meriterebbe di essere sì visitato e scoperto, ma anche e soprattutto valorizzato, ecco qua, tutto. Beh, spero che tramite questo servizio riceva più attenzione, quella che meriterebbe comunque. Beh, che dire, cari amici, noi vi ricordiamo l'appuntamento con il nostro programma su Telebelluno ogni ultimo giovedì del mese alle ore 18.50 e 21.50 e ogni ultimo venerdì del mese alle ore 7.30 e 13.30 e poi il video viene pubblicato sulla pagina di Valdo TV alle 12 del sabato successivo. Non dimenticate di mettere mi piace alla nostra pagina. Bene, che dire, grazie e non dimenticate di seguirci. Ciao!